a cielo aperto. Siamo a Mondovì al Polo delle Orfane con un'installazione molto particolare di un artista scozzese. Continua il progetto di donazione di opere di arte contemporanea al territorio che la Fondazione CRC ha innescato per i suoi 30 anni. Sì, oggi siamo all'inaugurazione della terza opera, le altre due le abbiamo già inaugurate al Castello di Grinzane e davanti al nostro Rondo dei Talenti. Per me oggi è una grande emozione perché sono nella mia Mondovì. Come avete detto, questa è un'opera particolare, un'opera sonora, ma che sicuramente darà lustro a quello che è per noi un polo di attrazione molto importante per Mondovì, questo polo delle ex orfane che ha goduto di un contributo importantissimo di un progetto faro. L'abbiamo ristrutturato, oggi dentro abbiamo già il Museo della Stampa, abbiamo Liber. Sono certo che l'inaugurazione di oggi di questa opera porterà ancora lustro a questa importante struttura. Sono certo che un'artista contemporanea importante, la scozzese Susan Phillips, darà lustro e darà possibilità a tanti turisti di venire a visitare questo bellissimo posto ristrutturato, ridato al nostro territorio, ridato alla nostra Mondovì. Quindi oggi è un giorno importante per noi monregalesi. Sono certo che anche grazie a una giornata così splendida tanti turisti potranno venire anche oggi e da oggi in poi a visitare questo polo. Presidente Ravella, come mai avete scelto proprio questa particolare artista scozzese? Beh, noi ci siamo affidati per quello che è tutto la nostra trentesimo anno di anniversario per quanto riguarda la cultura al Museo di Arte Contemporanea e quindi del Castello di Rivoli e quindi alla sua curatrice Caroline Christoph Backerger, e lei ha valutato le quattro opere anche valutando quelle che sono i posti dove sarebbero stati inseriti. Questo è un posto dove si parla di cultura, dove si parla di libri, e quindi anche quest'opera ha un suo significato che poi verrà svelato dall'artista e dalla curatrice, che deve essere legato anche al nostro territorio e al posto dove andiamo a inserire l'opera. Assolutamente, la nostra amministrazione, ma già chi ci ha preceduti, ha puntato molto sulla cultura e siamo veramente orgogliosi che la Fondazione, anche come area dove la Fondazione insiste da tanto tempo insieme al Cuneese e all'Albese, abbia individuato il Polo delle Orfane, che sempre grazie alla Fondazione abbiamo riportato a nuova vita. C'è poi un fil rouge che mi piace ricordare, abbiamo citato, citeremo durante l'inaugurazione l'esperienza di Maddalena Casulana, che fu la prima donna a stampare un libro con la sua musica. Siamo nel Museo della Stampa, nella Casa del Libro, Mondovì è la città della stampa e questo è un elemento di ulteriore arricchimento culturale non solo per Mondovì ma per l'intero territorio. Buongiorno, assolutamente sì, è un grande piacere oggi inaugurare la nuova opera A Song Apart dell'artista che abita a Berlino, Susan Phillips, di origine scozzese, vincitrice del prestigiosissimo Turner Prize alcuni anni fa. Susan Phillips utilizza la sua voce registrata nei luoghi per creare una spazializzazione e un'emozione diversa del luogo. Quindi si tratta in questo particolare caso di una opera che prende ispirazione dal fatto che siamo anche al Museo della Stampa e che siamo anche in un convento ex dei Carmelitani Scalzi che ospitava orfane, ragazze orfane. Pensando a queste due realtà, l'artista ha messo insieme la questione della stampa prendendo uno spartito di Maddalena Casulana, che è la prima compositrice donna ad avere mai stampato nella storia un suo libro di musica, era il primo libro dei madrigali del 1568, e l'opera ispirata dalla parte canto di questo libro è collegato poi anche alla questione della lontananza, della nostalgia, della separazione che si trova nella nostra idea di memoria di un orfanotrofio. E quindi una parte del libro, che è staccata o perduta diciamo dal resto, è trovata nel Museo della Stampa, nel Museo Civico di Cuneo, forma la base di questa opera sonora
molto malinconica, molto poetica, sul tema della solitudine e della nostalgia, in un luogo che è l'Arco Alpino, meraviglioso per un, una tematica del genere. I'd like to know what, in a nutshell, you have done in this beautiful and poetic space as a new artwork. Well, I've taken two songs from the Maddalena Casilena part book that was discovered in Cuneo, and I've sung them in my own voice, and I've overlaid them. I was astounded that they would fit together so perfectly, one on top of the other. So you hear both voices, one of the songs, then this, the second song, and then both together overlaid on top of one another. Ho preso due canzoni del primo libro dei Madrigali di Maddalena Casulana e le ho cantate con la mia voce separatamente, senza la canzone e solo con la melodia per renderle più astratte, e poi le ho sovrapposte per creare questa opera d'arte stratificata e astratta. Yeah, and for me she really resonates here in this incredible place, the Museo Civico La Stampa, because it's it was one of the first places to publish in Piemonte, or what the first place to publish work, and she was the first woman to ever publish her own work. So I think it really connects to this place. E poi sono stata molto colpita dal fatto che questo è il luogo dove hanno iniziato la stampa in Piemonte molti secoli fa, e Maddalena Casulana è la prima donna che ha potuto stampare la sua musica, e quindi trovo che un'opera mia qui possa risuonare in maniera particolare. Thank you.